Bentornati sul canale, siamo pronti a concludere la skincare routine. Infatti ho raggruppato in questo video proprio il clou della skincare, quindi sieri, contorno occhi, creme viso e il prodotto che sto utilizzando alla sera, le maschere da notte. E nel frattempo che noi facevamo la skincare routine è esploso il caldo totale, fa veramente caldissimo, io ho ridotto tutto quello che potevo ridurre per quanto riguarda la cura della pelle, perché fa caldo, non sopporto neanche la mia stessa pelle. Quindi meno cose, attivi un po' più studiati, quello che voglio lo cerco nel siero e vi faccio vedere tutto. Allora partiamo proprio dal siero, che dopo la detersione, quindi dopo l'ultimo step del tonico, intanto vi ricordo sempre che nell'info box avete la playlist a tutti i video di skincare. Quindi, dopo il tonico, l'ultimo step della detersione, passiamo al siero. Il siero principale che sto utilizzando e che mi sta piacendo, sono quasi alla fine e ho già un sostituto, però lo porterò in vacanza, quindi poi lo vedrete nel video dei beauty, e è questo qui di Freshly. Questo si chiama Multi Antioxidant Concentrate Serum ed è un siero anti-pollution e naturale, cruelty free, vegano, insomma sono 40 ml, quindi la misura un po' più grande dei soliti, rispetto ai soliti 30 ml di siero, alcuni no, alcuni vanno anche a 50. Abbiamo il dosatore con la pompetta, quindi il sistema medico, una pompetta, quindi un push, va bene per tutto il viso. Vi devo subito, prima di spiegarvi com'è questo siero, su cosa agisce, eccetera, vi devo subito annunciare che ha un odore particolare. Sa di verdure. È un siero e non è il mio che è fallato, è proprio perché ci sono degli ingredienti all'interno che adesso vi vado a leggere, che lo rendono così profumato. Io all'inizio ho fatto un po' fatica, ma dato che quando apro una cosa io la voglio finire, perché se poi vedo che comunque mi dà dei benefici sulla pelle la voglio assolutamente utilizzare, sono andata oltre. Allora, Freshly Cosmetics la trovate online sul loro shop, il prezzo di questo siero è di 35 euro, come vi ho detto, per 40 ml. È un siero che principalmente va a prevenire e a ridurre i segni causati dai radicali liberi. Previene l'invecchiamento, sono arrivate le capoccette, ed è praticamente, loro lo descrivono come la concentrazione, vi vado proprio a leggere, la concentrazione della migliore tecnologia naturale antiossidante. Vi leggo gli ingredienti che contribuiscono a dargli questo profumo. La astaxantina, lingoberry ed estratto di broccoli, come vedete è anche sulla confezione, che vanno ad agire proprio come barriera naturale anti-invecchiamento. Poi abbiamo acido ialuronico vegano, proprio per apportare quell'idratazione necessaria alla pelle. Anche una pelle mista, vi ricordo che va sempre idratata, perché anche una pelle mista ha bisogno di essere idratata, soprattutto in estate, ma anche in inverno. Come vi dicevo, appunto, la ceriera, non lo sappiamo, elasticità della pelle, compattezza, morbidezza, idratazione. E la particolarità di questo siero, oltre a questi benefici che vi ho elencato, è quella di ed è quella che poi mi ha incuriosito di più nel provarlo e nell'utilizzarlo nonostante l'odore di broccolo, è quella di avere un'azione calmante sulla pelle. Infatti è perfetto anche soprattutto in estate dopo l'esposizione solare. E appunto questa azione lenitiva che va anche a ridurre la quantità di macchie che abbiamo sulla pelle, quindi anche un'azione leggermente, però non prendetelo assolutamente come un siero antimacchie, un siero schiarente, cioè vi ho detto proprio tutto quello che fa in generale. A me piace perché mi sento la pelle comunque compatta, tonica, idratata. L'azione lenitiva, soprattutto la sera dopo l'esposizione solare, c'è. Ho iniziato ad utilizzarlo proprio all'inizio dell'estate, quindi fine primavera, quando ho finito un altro siero. Lo avevo lasciato proprio per questo periodo, incuriosita dall'azione lenitiva, appunto, dopo l'esposizione solare, la UV. E quindi lo finirò in vacanza, perché secondo me arrivo proprio
agli sgoccioli, infatti poi porto il backup da continuare ad utilizzare nel beauty. Quindi questo è il primo siero. Recentemente però ho voluto provare anche un altro siero che avevo lì pronto ad aspettarmi, e, perché non so a causa di cosa, comunque mi vedevo un po' più spenta, un po' più grigia, e quindi ho detto ok, lo inserisco nella mia skincare, lo inserisco la mattina. Quindi quello lo sto utilizzando la sera, questo invece lo sto utilizzando la mattina. Questo è più facile da reperire perché lo trovate su Amazon, ed è questo. Il brand ve l'avevo presentato quando vi ho parlato dell'acqua micellare, sto parlando di Neogen Dermology. Questo si chiama Vita Lightening Serum ed è un siero da 85 ml, quindi una bella bottiglietta. Poi è un pack molto spaziale, no? Questa palla che gira, però resta in piedi perché appunto il portapalla. Il prezzo è di 23 euro, ed è un siero essenzialmente illuminante che ha però anche un'azione schiarente sulle piccole macchioline. Voi sapete le piccole macchie, la pigmentazione della pelle, voi sapete che io soffro comunque della macchia solare qua, dei baffi. Beh, quest'anno però nessuno mi ha ancora chiesto se non mi sono fatta i baffi o la macchia. Apriamo e chiudiamo parentesi. Comunque vedo che con gli anni me ne compaiono altre, ho tante piccole pigmentazioni qui sulla fronte, voi magari adesso non la vedete perché io sono truccata, però ad occhio nudo e senza make up ci sono, sembrano delle lentiggini ma in realtà sono proprio delle macchioline. E quindi ho detto ok, proviamo questo siero qui, anche se in questo caso, come nel caso del siero di Freshly, non lo consiglio e non vi dico di comprarlo per l'azione antimacchia, quindi schiarente, depigmentante che ha. No, sono sieri che fanno principalmente un'altra cosa, e di riflesso, dai, mettiamoci anche questo. Però se parliamo proprio di sieri schiarenti e antimacchie, apriamo un capitolo a parte, perché lì ne avrei altri da consigliare, ma che mi ho anche consigliato negli anni, quindi basta andare un attimo a ritroso nei video di skincare. Vi vado a leggere che cosa c'è all'interno. Allora, abbiamo la vitamina C e B3, niacinamide e l'acido ialuronico, che va sempre a conferire elasticità. Anche questo mi piace, ha una consistenza, qua basta premere, ha una consistenza non appiccicosa, mentre quello di Freshly la mattina mi dava un pochino fastidio perché poi comunque devo applicare la crema. Questo no, si asciuga molto più facilmente adesso in estate, quindi sono contenta. Comunque l'azione della luminosità la vedo. Passiamo alle creme veloci, poi finiamo col botto perché ho ben 3 contornocchi da consigliarvi. Allora, le creme sono molto ridotte all'osso, moltissimo, e sono una da mattina e una da sera, quando ce la faccio, perché io certe sere dopo aver messo il siero vado direttamente, metto il contornocchi ma vado direttamente a letto perché sudo, non è bello da dire però, sudo. La mattina assolutamente, quella di Kiehl's, la protezione UV SPF 50, la Ultra Light Daily UV Defense, questa ve ne ho parlato, anche questa la sto finendo, e filtro da città, anti-pollution, protezione alta. E questa io la uso tutte le mattine, quando sono in città. Cioè se la mattina, weekend, vado al mare, metto il solario. Questa la uso proprio come base trucco, perfetta, anche se non mi trucco, comunque la uso sempre, anche se sto in casa, magari esco in giardino, però assolutamente sempre un fattore protettivo. Mentre la sera, quando ce la faccio, ed è per questo che ne ho ancora un po' nonostante tutti gli altri prodotti io li abbia già terminati di questo brand, sto utilizzando l'ultimo step del kit di Cora Organics, che nel corso di questi video vi ho fatto vedere, che è appunto la crema idratante purificante, quella per pelli da normali a miste, che è una crema leggera, di facile assorbimento, non idratante, e quindi nonostante io abbia una pelle mista, quando non faceva così caldo la trovavo quasi un po' asciutta. Cioè questa secondo me in un periodo normale, climatico normale, va bene proprio per una pelle grassa, molto grassa, da grassa a molto grassa. Per una pelle da normale a mista è un po' pochino, però appunto la sera quando ce la faccio la sto utilizzando. Se è una giornata particolarmente dove ho la pelle un po',
Ma in realtà lo faccio proprio nel weekend, sia il sabato che la domenica sera, dopo magari dopo essere andata al mare, se ci sono andata, preferisco utilizzare la sera una maschera da notte. E in questo caso ve ne faccio vedere due che fanno la stessa identica cosa. Anzi no, questa qui è quella di Dr. Jart, che è una maschera da notte, si applica un leggero strato sulla pelle e nel frattempo, ecco, non applicate un leggero strato e mettete la testa sul cuscino, fate passare un attimo, fate qualcos'altro, si assorbe leggermente e quindi poi non andate a macchiare la federa del cuscino. Questa però ha un'azione, oltre a essere un antirughe e un elasticizzante, anche un'azione rassodante. Io la utilizzo però per l'azione idratante, comunque da trattamento da notte. L'altra, che è la mia preferita in estate, ed è sicuramente quella che porterò in vacanza, è la Drink Up Intensive Overnight Mask di Origins. Crema, maschera, super idratante, da tenere in posa tutta la notte, perfetta come impacco dopo sole. Dopo essere andate al mare, ovviamente io anche se metto la protezione, il cappello, gli occhiali, cioè comunque lo prendo il sole, non è che non lo prendo, e se sei in vacanza, anche se cammini, ti abbronzi, no? Questa qui la uso molto, la uso quasi tutte le sere quando sono in ferie. L'ho scoperta quando sono stata l'anno scorso in vacanza, l'avevo comprata al duty free e mi piace molto, moltissimo. Di questa, sempre Drink Up, fanno anche la versione da 10 minuti, quindi una maschera su un concentrato proprio di idratazione flash, 10 minuti e la rimuovete. Questa qui invece è la versione da notte. Passiamo alla mia cosa preferita di tutta la skincare dopo i sieri, il contorno occhi. Allora, abbiamo due cadaveri, nel senso che ho finito questi due, me li ho tenuti, tanto poi ve ne riparli, li rivedrete nel video dei prodotti finiti che tra l'altro arriverà presto, e sono i due contorno occhi che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Poi vi faccio vedere invece quello che sto utilizzando adesso. Abbiamo The Origins, che trovate da Sephora, i Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten at the Puff. Questo è praticamente, vediamo se mi sono scritta il prezzo, sì, questo viene €29,50 ed è un contorno occhi dalla texture leggera, non è un gel, è una via di mezzo fra un gel crema, comunque più verso il gel, e specifico per andare a rinfrescare lo sguardo e defaticare e decongestionare il contorno occhi. Nasce proprio per chi ha problemi di borse occhiaie. La chiamano proprio la crema da mattina dopo perché ha questo potere decongestionante immediato. Io, forse non avendo così delle borse molto accentuate, non ho notato questo aspetto. Però ho notato con l'utilizzo, questo lo utilizzavo solo la mattina, proprio un'azione più schiarente, lo sguardo molto più luminoso, più fresco, mi piaceva molto. E poi è questa texture che è perfetta come contorno occhi la mattina, perché appunto non andiamo a idratare troppo, quindi quando poi ci andiamo a truccare subito dopo ci riusciamo senza problemi. Il secondo, che in abbinato a questo utilizzavo la sera però, è di Ole Ericsson, il Banana Bright Eye Cream. Allora, qui abbiamo vitamina C, collagene, e il prezzo è di €32,90, sempre da Sephora. Allora, Banana Bright perché doveva ricreare un po' quell'effetto nel make-up di Banana Powder, quindi doveva andare a dare proprio questo effetto specifico sulle borse e sugli occhiaie. Avete capito, no, di che effetto parlo. In realtà a me è piaciuto moltissimo per la texture. Qui non c'è più niente, non riesco a farvela vedere. Però abbiamo, allora, io amo, per chi non mi conosce, io amo i contorno occhi burrosi, quindi quelle texture molto morbide, umettanti. Qui abbiamo quella tendenza, ma con una facilità di assorbimento. Cioè, questa è praticamente la mia texture ideale. Se avessi dovuto fare un contorno occhi con il mio nome, avrei fatto una texture, lo copierei spudoratamente nella texture, perché è proprio giusta, abbastanza umettata ma non troppo, quindi comunque rimane morbido ma allo stesso tempo non troppo morbido. Mi piace.
Quindi mi è piaciuto per questo motivo, anche qui se vi dovessi dire vi fa sparire le borse, vi schiarisce le occhiaie, non ve lo so dire, cioè, non, cioè lo potrei pure dire ma venderei false speranze, ecco. Per quanto riguarda appunto questo da giorno, vedevo proprio lo sguardo più luminoso, questo mi piaceva la texture, per me è stato più importante l'aspetto idratante e confortevole del prodotto. Adesso invece sto provando un prodotto di Mario Badescu, volevo provare qualcosa del brand e ho visto che su Sephora.it è praticamente arrivata quasi tutta la linea, solo che la maggior parte dei prodotti che sono arrivati sono per pelli miste acneiche con brufoli, quindi non c'era un prodotto che non potevo crearmi una skincare come dicevo io. Ho rimediato nella linea all'acido ialuronico, ho preso il contorno occhi. Allora, qui se amate veramente i burri burrosi burrosi per il contorno occhi, ci andate a nozze, perché questo è veramente burroso burroso burroso, pure fin troppo, ma a me piace talmente tanto quella sensazione che mi va bene. Perfetto questo per l'inverno, l'autunno e la primavera fresca, un po' meno per l'estate, devo dire la verità, però appunto a me piace, quindi per me non è un problema. So che però per chi non ama queste texture, utilizzarlo adesso, quindi andare a prenderlo sotto mio consiglio adesso, potrebbe essere un po' troppo, quindi io ve lo dico sempre, mi piace sempre darvi tutte gli strumenti per fare bene le vostre scelte. Comunque vi dicevo che abbiamo un prezzo di 20,50 euro, neanche tanto, e mi sa che sono 14 grammi sono in ml, boh, chissà, vabbè, e 20,50 euro sul sito di Sephora, ve l'ho detto. Qui quello che promette semplicemente elasticità, ridurre i primi segni del contorno occhi ed idratare la pelle. Qua non abbiamo nessuna promessa, antiborse, antiocchiaie, niente, abbiamo semplicemente un contorno occhi molto basico. Quindi se siete alla ricerca di un contorno occhi normale, ma burroso, eccolo qua. La mia skincare routine finisce qui. E io ovviamente quando poi finisco tutti i prodotti li metto tutti insieme nel video dei prodotti finiti e vi so dire benissimo poi se lo ricomprerei o no. Per il momento vi ho detto qualcosina, appunto per le cose nuove che sto usando, quindi il siero di Neogen e il contorno occhi di Mario Badescu, ci riaggiorniamo bene. Comunque questo è tutto quello che sto utilizzando. Spero di esservi stata utile, che vi siano stati utili i video di questa playlist. Ci aggiorniamo con la skincare quando fa freddo, sperando arrivi presto. Un bacione!